Questa mattina parliamo, iniziamo a parlare di accesso alle basi dati da applicazioni Java, no? Attraverso JDBC, che è la tecnologia che la piattaforma Java ci offre per poter fare queste operazioni. Cercate mentalmente di tornare al corso di basi di dati in cui avete fatto molto lavoro di progettazione di schemi di database, molto lavoro di interrogazione, no? Scrivevate delle query lunghe 6 pagine, magari su carta, ma... e però avete fatto anche una parte pratica in cui, mettendo insieme un po' di PHP e un po' di HTML, avete provato, no? Una piccola esperienza di interrogazione di una base dati all'interno di un'applicazione web. Ovviamente questo tema qui lo riprenderete a fondo nel corso di LIOI, ma noi impareremo a fare le stesse cose, cose analoghe, all'interno delle nostre applicazioni. Siamo stufi, no? Di riuscire a fare o di dover fare programmini obbligatoriamente cretini perché non sappiamo dove leggere o scrivere i dati. Okay, se tornate ai programmini che si facevano al primo anno, c'era da vergognarsi di ciò che facevamo, perché c'era il failetto di testo con 3 campi che poi non riuscivi neanche a modificare, perché quella era la tecnologia che conoscevamo per memorizzare i dati, i file di testo. I giochi che abbiamo fatto, le esercitazioni che abbiamo fatto la settimana scorsa, sì, abbiamo delle stringhe, ce le inventiamo, le generiamo a caso, ma non è che ovviamente questo possa essere, no, il modo normale di lavorare per avere dei dati. Nel mondo reale i dati in grandi quantità stanno nelle basi dati. Quindi per noi che lavoriamo sugli algoritmi è essenziale poter avere un metodo snello, no, efficiente per poter accedere alle basi dati. Tra l'altro ci permetterà, non so quanto tempo riuscirò a dedicarci oggi, ma sicuramente domani, di fare anche dei ragionamenti interessanti sempre sulle prestazioni, sull'efficienza, no? Vedremo che quando tu devi controbilanciare l'efficienza del tuo algoritmo e anche l'efficienza dei dati che sono memorizzati in una base dati, che di sua è molto furbo, che di suo è molto furba, scusate l'inversione di vocali, devi trovare, diciamo, il giusto bilanciamento, no? Poi proveremo a fare qualche giochino. Ma partiamo dal basso, no? Partiamo da conoscere la libreria, sono 4-5 oggetti, una cosa relativamente semplice, no? Che ci permette di accedere alle basi dati. Quindi partiremo, vi do una visione così architetturale di che cos'è, di come è fatto JDBC, in realtà è un mondo abbastanza più articolato di quello che serve a noi. E poi il punto 2 sarà essenzialmente passi pratici. Lasciate perdere il punto 3 che serve per chi ha una presentazione unica, se uno dovesse realizzarlo come applicazione web, invece vedremo il punto 4. Allora, JDBC che cos'è? JDBC è una libreria che permette a applicazioni scritte in Java di accedere a basi dati relazionali, così è. Quando avete lavorato in PHP, usavate dei metodi che si chiamavano MySQL underscore connect, MySQL underscore query, eccetera, eccetera. Quello già ci faceva venire il sospetto che quei metodi funzionassero solamente col database MySQL. Infatti, se aveste voluto usare un database diverso, ad esempio Postgres SQL, che è l'altro grosso database famoso open source, avreste avuto dei metodi diversi che erano PG Connect, PG Query, eccetera, uguali ma non identici. Ogni database è un prodotto indipendente, software, che ha delle proprie modalità d'accesso. Allora, ciò che vogliamo fare con i database è sempre lo stesso: fare interrogazioni, modificare dati, inserire dati, eccetera. Il modo con cui lo otteniamo è, diciamo così, altamente dipendente dall'implementazione del database.
Sì, vi hanno raccontato che c'è SQL che è uno standard, dopodiché ogni database lo implementa in un modo un pochino libero. Quindi vedremo che noi cercheremo di trovare delle soluzioni che siano un pelino indipendenti, no, rispetto alla scelta del database che faremo. Dopodiché, cosa ce ne facciamo di questi dati? Beh, ovviamente i dati, a seconda, ho provato a immaginare l'applicazione che via via costruiremo, ad esempio in questo corso, li vedo in due parti. Da un lato i dati che troveremo nel database andranno ad alimentare gli algoritmi di ottimizzazione, di ricerca, eccetera, che impareremo a fare. Quindi molto spesso avremo programmi che leggono una grande quantità di dati, li frullano per 2 ore e poi sputano fuori un risultato, magari del tipo sì, no, no? Quindi questi dati magari dobbiamo averli, ma non necessariamente li vediamo. In altri casi invece i dati sono proprio messi di fronte all'utente. Vengono usati, diciamo, direttamente per far vedere all'utente dei dati che sono nel database, direttamente nell'interfaccia utente, così come l'utente, interagendo con l'interfaccia, andrà praticamente, faremo in modo che vada a modificare i dati. Quindi sono due tipologie di applicazioni diverse, non di applicazioni, di usi diversi che se ne fanno, no? Uno è come, diciamo, dati di lavoro degli algoritmi e l'altro è dati di lavoro dell'interfaccia utente. Dal punto di vista logico non cambia niente, dal punto di vista architetturale, cioè dell'organizzazione del software, un pochino cambierà, ma lo vedremo poi poco per volta. Queste settimane, queste prime settimane stiamo buttando ingredienti, no? Un po' anche che sembrano slegati, ma ovviamente poi tutto convergerà e lì scoppierà. Facciamola breve. La tecnologia Java ci dà un metodo per accedere a varie tipologie di basi dati attraverso un'interfaccia uniforme. L'idea è che se io dovessi domani cambiare database e quindi anziché usare MySQL voglio usare Oracle, l'impatto sul codice che scrivo dovrebbe essere minimo. Dovrebbe. Quindi vuol dire che i metodi che chiamo, le classi che uso, dovrebbero essere indipendenti il più possibile dal database che uso. Che è una buona sfida, nel senso che, poiché i database in realtà sono non solo incompatibili, ma in aperta concorrenza uno con l'altro, fanno di tutto, per avere delle specificità. E noi cerchiamo di nascondere queste specificità. In alcune aree riusciamo di più, ad esempio nel meccanismo di connessione alle basi dati, eccetera. In altre aree riusciremo molto di meno, ad esempio nella scrittura delle query SQL, dove il dialetto SQL differisce, non ci possiamo far nulla. Quello che useremo fa parte della libreria Java Standard e la trovate in questi due pacchetti, java.sql e javax.sql. Ok? Mettiamocelo come appunto mentale, per quando apriremo Eclipse, tutti gli oggetti che usiamo noi arrivano da quei package lì. Perché poi vedremo che in realtà, quando, con l'autocompletamento, Eclipse ci suggerirà anche pacchetti che arrivano da com.mysql. qualche cos'altro, che sono le classi vendor cosiddette, vediamo un attimo cosa sono, e non dovremo mai pescare da lì, proprio per rimanere astratti. Quindi cosa fa JDBC? Standardizza il meccanismo per collegarsi ai database. Ogni database ha un modo per collegarsi, ovviamente. Immaginiamoci due processi diversi sullo stesso computer, o forse ci aiuta anche immaginarci su due computer diversi. Da una parte sta il database, che è un processo indipendente. I database seri mangiano quantità di risorse esagerate, per cui molto spesso sono macchine dedicate a far quello, con tanti dischi, tanta RAM, eccetera. E un DBMS, nel momento in cui lo fate partire, si aggancia ai dati che deve gestire e rimane in ascolto di qualcuno che gli manda i comandi. Questo qualcuno saremo noi, dall'altra parte, nella nostra applicazione, che vuole accedere a quei dati che stanno là. Come prima cosa devo collegarmi al database. Stessa cosa che facevate in PHP. Quindi,
Il meccanismo tecnico di collegamento al database, cioè su quale porta ascolta il server, porta TCP IP, su quale, con quale protocollo collegarmi, come fare a autenticarmi, fornire password, ogni database è diverso in questi aspetti. JDBC uniforma questo meccanismo, in modo che per aprire una connessione farò sempre le stesse cose e poi ci penserà la libreria JDBC a gestire differenze. Seconda cosa, viene standardizzata la sintassi per inviare le query. Anche lì il meccanismo con cui inviare una query nei vari database è diverso, e qua sarà tutto nascosto dietro un unico metodo, execute query si chiama, tanto non è un segreto, per mandare le query ai vari tipi di database. Quindi non ci sarà MySQL query, Postgres query, Oracle query, sarà semplicemente execute query, ribaltando sul driver JDBC, sulla libreria JDBC, l'adattare questo metodo di alto livello che useremo noi rispetto al, diciamo così, all'implementazione concreta che dovrà parlare con quello specifico database. E così come rappresenta la struttura del risultato, cioè come i risultati della query vengono presentati all'utente. Sempre per fare il parallelo col PHP c'era MySQL fetch array o MySQL fetch associ, vi ricordate qualcosa, attraverso il quale poco per volta riuscivamo a estrarre e poi digerire i risultati della query. Qui è la stessa cosa, anche questa parte viene astratta. Ciò che non viene affatto astratto è il linguaggio SQL, nel senso che alla fine per tutta la libreria JDBC SQL è una stringa. Lo dobbiamo scrivere noi all'interno di una stringa. La libreria JDBC non capisce il linguaggio SQL. Capisce il dialogo tra un'applicazione e un DBMS server. E capisce che questi due si devono scambiare delle query. Ma JDBC non si occupa di capire all'interno di queste query, se non in parte minima. Quindi questo vuol dire che se io scriverò una query SQL in cui uso un dialetto SQL, no? Che va bene per MySQL ma non va bene per Oracle, beh, quella query lì, se domani mi dovessi collegare un database Oracle, funzionerà tutto, ma nel momento in cui gli mando la query Oracle mi dice errore di sintassi perché hai usato una sintassi che io non riconosco. Sulle query facili non ci sono problemi, le complicazioni nascono nel momento in cui uno comincia tipicamente a lavorare con le date o cose di questo genere, allora lì veramente i database si sbizzarriscono sia in termini di sintassi che in termini di interpretazione degli statement. Noi cercheremo ovviamente per nostra comodità di tenerci più lontano possibile da queste cose, cioè di aderire il più possibile allo standard SQL. Ok, come è fatta questa libreria? Vabbè, questo disegno sembra molto complicato, ma alla fine guardiamo la colonna di estrema sinistra, dove in alto a sinistra qui abbiamo Java Application, siamo noi, qua in basso abbiamo Database Server, MySQL Server, per fare un esempio. In mezzo c'è questo JDBC API, quindi la specifica dell'interfaccia JDBC. L'implementazione, no? Quindi sono i metodi che chiameremo, quindi noi vedremo il database attraverso questa finestra, attraverso l'API, la Program Interface di JDBC. Vabbè, questa è l'interfaccia. L'implementazione, come è fatta? È fatta di due blocchi. Un blocco che è chiamato JDBC Driver, che è quello che davvero parla col database, e un blocco che è chiamato Driver Manager, che è quello che permette di creare il driver e diciamo così, mettersi in collegamento col driver. Questa parte sopra, il driver manager, ce la fornisce la libreria standard Java, fa parte di Java. La parte sotto, il driver, ce lo fornisce chi ci dà il database. Quindi questa parte sopra ve la trovate già installata dentro il JDK, anzi dentro il JRE. Questa parte qui ve la scaricate insieme al database. Quindi quando scaricate il database MySQL, ad esempio, dal suo sito, dobbiamo scaricare non solamente il server del database, ma anche il cosiddetto driver Java. Adesso tra un attimo vediamo dove si scaricano queste cose. Che è una classe, un gruppetto di classi, un piccolo jar,
fornito da chi ti fornisce il database, perché solo loro sanno come si fa a parlare col database sotto, e che implementa qua sopra questi stessi metodi che il driver manager vi ribalterà a livello di API. Quindi il driver manager non fa nulla da solo. Semplicemente dice, ok, l'utente vuole collegarsi a questo database, troviamo un driver che lo sappia fare, ce l'abbiamo? Sì. Ok, allora tutte le richieste dell'utente le passo a quel driver lì. Se domani vogliamo parlare con database Oracle, faremo in modo che il driver manager carichi non il driver JDBC MySQL, ma il driver JDBC di Oracle. E quindi le chiamate dell'applicazione su questa API verranno dirottate a un driver di database diverso. Ok? Quindi sono separate queste due, questi due livelli. Noi parleremo col driver manager dicendo, senti, voglio collegarmi a quel database lì, a quell'indirizzo. Il driver manager troverà il driver giusto, troverà, non è che se lo va a cercare nel mondo, devo avergli messo il jar da qualche parte nel progetto, ovviamente. E poi da quel momento in avanti lo carica e lo usa. Noi non parliamo mai direttamente col driver, parleremo sempre attraverso degli oggetti, in realtà delle interfacce, gli oggetti non li creiamo mai, delle interfacce che sono offerte quassù. Ci penseranno questi due signori a far fluire le informazioni. Quindi questa è la visione che abbiamo in mente. Il resto della figura fa vedere metodi alternativi più complicati per ottenere lo stesso risultato, nel caso in cui, direi, essenzialmente nel caso in cui il fornitore di quel database non mi abbia voluto, potuto fornire il driver di accesso al proprio database. Allora ci sono delle soluzioni alternative del tipo, ma magari non mi offre un driver JDBC, ma mi offre un driver ODBC, che è un altro standard, che è tra l'altro quello che è stato sviluppato nell'ambito Windows, e quindi magari c'è un driver che mi permette di fare ponte tra JDBC e ODBC. Oppure magari per motivi di prestazione ho dei driver che sono un po' scritti in Java e un po' scritti magari in C o in C++, perché così è più efficiente, perché... E allora non ho proprio un driver come c'è scritto qua, pure Java, semplicemente un jar, ma ho due pezzettini, avrò un jar e poi avrò qualcosa da installare nella macchina, una libreria nativa, binaria e non Java. Oppure il database non mi collego direttamente, ma il database magari è un database gestito, distribuito su più macchine, quindi non vado a parlare direttamente con una macchina, parlo con un livello software intermedio che poi a sua volta si occupa di distribuire le query a chi le deve eseguire. Tutte soluzioni più complesse, che a noi, diciamo così, non toccano, perché ci interessa solamente il percorso di estrema sinistra di questa figura. Ok? Quindi queste sono raccontate in queste slide che salto, no? Questo discorso. Quindi abbiamo questa mappa mentale. Allora, in pratica cosa dobbiamo fare? Beh, in pratica per eseguire una qualunque interrogazione, qualunque accesso a un database, quando parlo di interrogazione parlo di query tipo select, ma anche di insert, di update, di delete, in generale. Devo sempre passare attraverso questi 7 passi. Ciascuno di questi 7 passi in realtà sono una o due istruzioni Java, ecco, quindi non stiamo parlando di una cosa mostruosa. Però, concettualmente, la sequenza dell'operazione è sempre la stessa. Allora, proviamo a farlo magari creando un piccolo programmino, un piccolo progettino in parallelo alle slide. Allora, io ho preparato, tanto per fare qualche esempio, un database molto molto piccolo, di esempio, così cominciamo anche a familiarizzarci con gli strumenti. Dove è andato? Allora, partiamo da qua. L'istrumento che useremo, ma perché poi di fatto è più diffuso e più semplice da utilizzare, come database è MySQL, poi l'avete già usato. Allora, ciò che vi serve installare si scarica dal sito dev.mysql.com, occhio, non www.mysql.com perché quella è la versione commerciale. Dev.mysql.com, quello che vi interessa è la versione GA. MySQL Server Community Edition, GA sta per Generally
generally available, cioè disponibile a tutti, o disponibile generale, vuol dire versione ufficiale rilasciata e non versione intermedia, versione beta, eccetera. Che sia la 5.5, che sia la 5.6, non cambia un fico. In realtà, questo server, il community server, fa quello che dice, è un server. È una cosa che voi installate sulla vostra macchina, dopo che avete finito di installarla non si vede niente, perché gira in background come server aspettando le connessioni. Quindi, oltre al server propriamente detto, ci serviranno anche degli strumenti per poterci lavorare. Sicuramente due. Uno è un'interfaccia grafica che ci permette di fare qualcosa, di vedere qualcosa. Per carità, possiamo sempre collegarci con linea di comando e mandarle query a mano, però la fatica lasciamola a qualcun altro. E due, ci servirà, abbiamo appena detto, una classe Java, no? Il driver Java per il database. Quindi in realtà le cose da scaricare sono più di una. Per chi lavora in ambiente Windows c'è un comodissimo MySQL Installer, che è un pacchetto, scaricate questo e lui a sua volta si occupa di scaricare tutto il resto, no? E vi scarica il server, è elencato da qualche parte qua, essenzialmente vi può scaricare queste cose che sono elencate qua sotto, il community server che è quello che ci serve, il cluster che non ci interessa, serve per far girare il database distribuito su più macchine, MySQL Workbench che è l'interfaccia grafica di amministrazione, è una delle tante, questa è quella che vi offrono, vi forniscono insieme al database. E poi una serie, questo qui non ci interessa, una serie di connettori, li chiamano così quelli della Oracle, Oracle che sono, diciamo, i proprietari di MySQL, che sono varie librerie che permettono di accedere al database MySQL dai vari linguaggi di programmazione. Quindi se voi lavorate sotto Windows in C++ vi serve l'ODBC, se lavorate in C# vi serve il .NET, se lavorate in Java, guarda, ci serve questo, connector barra J. In Python, in C++, in C, in PHP, eccetera, eccetera. Quindi queste sono tutte le librerie che, come vedete, chi mi fornisce il database mi fornisce anche le librerie attraverso cui io, nei vari linguaggi di programmazione, posso accedere allo stesso database. Quindi a noi servono tre cose, essenzialmente. Poi se installate l'installer vi tira giù anche altra roba, ma community server, workbench e connector barra J. Ok? Il Workbench come è fatto? Il Workbench è una cosa di questo genere. No? È un'interfaccia, avete già visto questo? No. È un'interfaccia a tre pannelli. Il pannello di destra è Server Administration, quindi ti amministra le funzioni del server a prescindere dai dati che contiene. Quindi ha le funzionalità di avvio, arresto, cose di questo genere, controlla il numero di connessioni, crea gli utenti, definisce i permessi, i privilegi, queste cose qua. La parte sinistra, SQL Development, è un'interfaccia di query interattiva, quindi interattivamente posso creare tabelle, vedere i dati, inserire i dati, scrivere delle query, vedere i risultati, un po' come usare Access, no? Un po' come usare un database, diciamo così, interattivo, grafico. La parte di mezzo ci serve, se vogliamo, progettare nuovi database e ci permette di disegnare in modo grafico, bidimensionale, dei diagrammi che sono molto simili ai diagrammi di interrelazione a cui siete abituati. Dico molto simili, non uguali, perché in realtà questi sono a un livello di astrazione un pochino più basso. Non hanno tutti i costrutti, tipo la generalizzazione, tipo le relazioni multiple, diciamo, che usiamo quando progettiamo ad alto livello, a livello concettuale. Questo è già un progetto delle tabelle, però in modalità grafica, drag and drop, aggiungi, eccetera, e questo di fatto è un tool indipendente, non c'entra niente con gli altri, se non per il fatto che alla fine, dopo aver disegnato tutto, salvato il suo progetto, c'è un bottoncino che ti dice adesso questa cosa qua iniettamela in un database, quindi crea le query SQL che sono in grado di creare esattamente queste tabelle. Quindi noi praticamente non avevamo mai bisogno di scrivere nessuna istruzione SQL per l'amministrazione, per la gestione del database, ma solamente poi per l'interrogazione vera e propria. Allora, io
Vabbè, tutte queste, oggi non abbiamo tempo di vedere passo passo l'installazione, eccetera, quindi ci prenderemo un pochino più di tempo domani. Fatemi andare direttamente. La prima cosa che devo fare ovviamente è avviare il server. Questa ho cliccato sull'amministrazione. Qui le varie cose che registro sono varie connessioni che posso definire al database, ciascuna. In questo caso dice che il database è fermo e quindi avviare. Ecco, un consiglio che vi do è se installate questa cosa sulla vostra macchina. Nella fase di installazione, quando vi chiede vuoi avviare il server all'avvio di Windows, ditegli di no. Poi ve lo dovete avviare a mano ogni volta, però evitate di rallentare l'avvio della macchina e il consumo di batteria. Ok, a un certo punto il database server è running, mi fa vedere che in questo momento a questo database ci sono due connessioni aperte. Ma chi è che ha già aperto le connessioni? Beh, è questo qui, è questo tool qua che ha aperto delle connessioni. All'interno delle connessioni mi sta facendo vedere quali sono le query che vengono utilizzate. In questo momento show process list è la query che manda il database per ottenere le informazioni da mettere in questa finestrella qua. Qui non è che posso fare molto altro se non definire appunto utenti, privilegi per poter creare nuovi account che possono accedere al database. Dopodiché dicevo, ho fatto un piccolo database di esempio per poterci lavorare e allora lo apro con il SQL Editor. Allora, SQL Editor è fatto così: sulla sinistra c'è l'elenco dei database ai quali l'utente corrente ha accesso. Io mi sono loggato, avete visto che un attimo fa ho inserito una password, mi sono loggato come utente root, che è l'utente che può far tutto, no? È buona norma quando abbiamo più tempo fare un utente specifico per l'applicazione, in modo che non è che se poi l'applicazione si sbaglia, manda una query sballata, non va a cancellare tutti i database che avete. No? Con root potete vedere tutto, altrimenti se vi collegate con un utente normale, non privilegiato, vedrete solamente i database ai quali quell'utente lì ha accesso. Ciascun database è fatto di un insieme di tabelle. Io ad esempio ho fatto un database che ho chiamato dizionario. Se apro questo mi fa vedere i contenuti di questo database, che possono essere tabelle, viste o routine, stored procedure. Le tabelle, in questo caso ce ne sono tre, quella che volevo aprire per fare il primo esempio è questa che si chiama parola small, qui sotto me la descrive, qui posso vedere le colonne di cui è composta, gli eventuali indici, eccetera, eccetera. Di una tabella quello che posso fare sono vedere dei dati, modificare i dati o modificare proprio la struttura della tabella. Apriamo un attimo questo, modifichiamo la struttura della tabella, ci fa vedere come questa tabella è stata definita. Ci fa vedere che questa tabella, questo è il nome della tabella, qui ci sono le colonne. Ciascuna colonna ha un tipo di dati che si può definire, scegliere tra i tipi di dati supportati da MySQL e ha degli attributi, NN sta per not null, PK sta per primary key, UK sta per unique, AI sta per auto increment, tutti i vari flag, no, di creazione delle colonne. Quando voglio creare una tabella nuova lo faccio con una finestra di questo genere, parto con qui potrei fare nuova tabella, crea tabella, e mi dà una tabella di questo, uno schema di questo genere vuoto in cui vado a inserire le colonne, le proprietà, eccetera. Quindi non scriveremo mai create table a mano, per fortuna. In questa tabella cosa ho messo? E vediamo i dati, parole small. Ho messo un po' di, questa tabella ha due colonne, ID parola nome, e ho messo un po' di stringhe dentro. Boh, ho preso un po' di nomi di animali, tanto per inventarmeli facilmente. Quindi vogliamo fare un programmino che leggendo da questa tabella i nomi degli animali, vedete che poco per volta arriveremo a razzle, un elenco di parole inserite in una colonna. Voglio fare un primo programmino, quindi impariamo a farlo,
che mi stampi a video, no? Passo 0, hello world, mi stampa a video il contenuto di questa tabella, che ho mantenuto piccola perché ha 17 righe. Quindi 17, ieri mi sono venuti 17 gli animali. Questa interfaccia ce lo ricorda sempre. Per farci vedere questo, sopra ha fatto una query. Questo programma non ha nulla di speciale, non è magico, non è che sa cosa c'è nel database. Lui per poter lavorare fa continuamente delle query. Sotto mi dice quali query ha fatto, tra l'altro mi dice anche quanto tempo ci ha messo a farle. Qui non è arrivato manco a un millisecondo, vista la banalità di questa query. Quindi ogni volta che facciamo qualcosa, vediamo che qui, ogni volta che facciamo qualcosa con l'interfaccia grafica, vedremo sempre qual è la query che in realtà lui manda al database per fare questa cosa. E questo ci aiuta anche a imparare l'SQL meglio. Oppure possiamo scrivere noi, dicevo, vabbè, ma non mi interessa la colonna ID, mi interessa solamente il nome, allora vado a modificare questa query e la eseguo. E sotto mi fa vedere il risultato. Oppure voglio vedere tutto, ma non ordinato in ordine alfabetico, ma ordinato per ID, decrescente, che ne so. E allora è un errore perché la colonna non si chiama ID, si chiama ID parola. Unknown column ID. E quindi mi fa la stessa query in un modo diverso. Quindi riesco effettivamente a giocare, a fare debugging con le query in modo abbastanza comodo e interattivo. Questa qua ci ha messo, chissà perché ci ha messo un pochino di più, 16 millisecondi. Probabilmente gli ho chiesto di ordinare i dati in modo diverso da come li aveva e quindi ha dovuto lavorare un pochino in più. Ma sono comunque, finora sono sempre cose dell'ordine del centesimo di secondo che non ci devono spaventare. Allora, però noi non vogliamo vedere interattivamente queste cose, vogliamo far fare un programma questo lavoro. Allora, primo punto, creiamo un progetto. Per ora creo solo un progetto Java, non JavaFX, non mi interessa. Guarda parole. Dove? Primo passo, no, quindi adesso dentro questo progetto via via creerò. Primo passo, mi dice qua, carica il driver JDBC. Caricare il driver JDBC significa innanzitutto trovare dove si trova la classe Java che implementa il driver JDBC e renderla disponibile al progetto. Allora, noi abbiamo già installato tutto MySQL, quello che ci serviva, e abbiamo un file che si chiama MySQL connector java numero di versione bin.jar. Questo file lo dobbiamo rendere accessibile al nostro progetto. Ci sono tre modi per rendere una libreria accessibile a un progetto Java. Il primo, il più grezzo, è prendo il jar, lo copio dentro il progetto. Copio direttamente il file dentro le cartelle del progetto, così quando copio il progetto se lo porta dietro, no? Incorporato una copia del driver dentro il progetto. Il secondo modo è quello di aggiungere il jar nelle librerie di sistema, ad esempio dentro lib.ext, che è una cartella vuota, lib.ext dell'installazione di Java, del JRE che state usando, che è una cartella che è stata pensata vuota proprio per questo scopo, così la gente ci butta dentro delle librerie esterne, che vengono ricercate nel class path, oppure dire a Eclipse di aggiungere un riferimento esterno a un jar dicendogli dove si trova. Quindi non lo copio fisicamente, ma lo linko semplicemente. Che è la soluzione più leggera, forse anche la più veloce, ha il difetto che quando trasporto il progetto su una macchina diversa, magari quello stesso file non è nella stessa cartella sul vostro computer. E quindi Eclipse si arrabbia e dice no, non riesco a trovare questa libreria, bisogna andare a modificarla. Adesso faremo così, ve lo dico, perché sicuramente quando se prenderete il codice che poi vi condivido, provate a installare sulla vostra macchina, può darsi che non vi trovi il connector, semplicemente perché dovete andare a indicargli, a modificare nelle librerie la sua posizione fisica su disco. Quindi facciamo questo lavoro di aggiungere
una libreria to guarda, si è ricordato dove ho messo ieri. Allora, dove si trova la libreria, il connector J? Allora, il nostro caro amico MySQL Installer, se avete usato Windows, ha messo i suoi programmi in due posti diversi. Se questa è una versione di Windows 64 bit, quindi alcune delle cose me le ha messe sotto Program Files MySQL, le applicazioni 64 bit, tra cui il server e un po' di connector. Altre cose invece me le ha messe sotto Program Files x86, perché sono i programmi a 32 bit. MySQL c'è, e ho messo un po' di altra roba, quindi occhio, quando non lo trovate non andate subito nel panico, magari dall'altra parte. E in particolare connector J è qui, e subito in bella vista svetta questo MySQL connector Java. Allora, questa operazione la facciamo ad ogni nuovo progetto che creiamo che deve usare un database. Fatto così, noi abbiamo le librerie a cui il progetto fa riferimento e che contiene questa. Senza questa libreria non c'è speranza che il nostro progetto possa parlare col database MySQL. E vorrei che fosse l'unica operazione che facciamo in cui dobbiamo essere esplicitamente coscienti del fatto che il database è un database MySQL. No? Quindi questa libreria la aggiungiamo, ma poi non la pensiamo mai più. Adesso vi faccio vedere come. A questo punto dobbiamo chiedere al driver manager di caricare questa classe. Prima di poter fare la connessione al database dovrò dire: ok, caro driver manager, voglio parlare con database MySQL, quindi caricami questa classe. Allora, facciamolo in un programma vuoto, poi andiamo a vedere il codice. Quindi new class, la chiamiamo it polito parole, guarda parole, chiamiamo il main. E poi dentro questo main definiamo un metodo stampa parole, dentro il quale andremo a fare tutto il lavoro, no? Quindi il main poi non farà altro semplicemente che chiamare questo metodo, quindi ops, ho scappato il mouse. Il lavoro non lo facciamo mai fare al metodo main, ok? Il lavoro vero lo fanno sempre i metodi interni della classe. Il main funziona solamente se funziona solamente, diciamo così, da test, no? Da driver di test, in modo che poi questo metodo, se funziona, lo possiamo usare anche da parte di altri oggetti, oltre al fatto che questo è un metodo vero e non è un metodo statico e quindi ha delle che avrebbe delle limitazioni sul tipo di variabili che definisce, eccetera. Ma queste cose le sapete. Stampa parole. Cosa deve fare questo signore? Deve caricare il driver e aprire una connessione. Allora, caricare il driver, se andate a vedere la documentazione, vi dice che in qualche modo il class loader di Java, cioè la parte di Java che carica le classi, deve sapere dove si trovano le classi che volete usare. In particolare, il JDBC driver di MySQL è una classe che si chiama com.mysql.jdbc.driver, che sta dentro quel jar lì. Adesso noi abbiamo detto che non lo guardiamo più, ma ho barato. Se andate a vedere, qui dentro c'è tanti bei package, e dentro il package JDBC c'è tante belle classi, di cui una si chiama driver. Questo è
ciò che vogliamo. Però saremmo folli se a, certo, se adesso decidessimo di scrivere new com.mysql.jdbc.driver. Sappiamo che la classe che vogliamo è quella, ma non vogliamo scrivere il nostro codice. Perché se un domani volessimo cambiare database, non usare più MySQL ma Oracle, dovremmo andare a modificare il codice. Non siamo noi che istanziamo il driver, è il driver manager che si sbatte a trovare e istanziare il driver giusto. Nelle versioni precedenti di Java, più vecchie, il driver manager non era così furbo da riuscire a cercare bene le classi, soprattutto il class loader non era così furbo, e quindi per aiutarlo spesso si diceva, senti, questo metodo class.forName lancia una ricerca nel class path di una classe, la crea, però carica la classe ma non istanzia nessun oggetto. Faceva in modo che poi il driver manager lo trovasse. Questo codice qua noi l'ho lasciato qui perché nella documentazione c'è ancora e nelle versioni di Java fino alla 1.6 è spesso necessario. Io ho provato ieri con la versione Java 7 con cui tutti lavoriamo, non è più necessario. No? Diciamo così, il class loader è diventato abbastanza furbo da fare questa cosa da solo. Per cui il passo 1 in realtà lo possiamo anche saltare. Allora, a questo punto passiamo al passo 2. Definiamo che il passo 1 non l'abbiamo fatto. Stiamo dicendo usiamo una versione di Java recente, non è necessario. Se a un certo punto vi darà su qualche altra macchina, vi dà un errore del tipo driver not found, andate a prendere il passo 1 e a implementarlo, una riga di codice. Passo 2. Dobbiamo dire al driver manager, perché finora è l'unico che conosciamo, il fatto che conosciamo anche il driver stesso non lo possiamo dire, dobbiamo dire al driver manager a quale database vogliamo collegarci. Dobbiamo dirglielo in un modo che sia il più possibile neutro rispetto ai vari database a cui potremmo volerci collegare. E questo avviene codificando queste informazioni dentro una stringa. Una stringa, una parte della quale la capisce il driver manager, una parte della quale invece la capirà il driver vero dopo che il driver manager l'avrà identificato. E ha le informazioni che dicono beh, su quale macchina gira il DBMS server, qual è la password, qual è l'utente, qual è il database a cui ti vuoi collegare, bla bla bla. Nel caso di MySQL, la stringa di connessione è fatta così. Allora, tutte le stringhe di connessione sono fatte così. JDBC, due punti. Una stringa che indica il database, il tipo di database a cui mi voglio collegare, due punti, libero. Nel senso che ogni database, da quel secondo due punti in poi, definisce i propri formati. Quindi, vedete che il primo pezzo lo leggerà sicuramente il driver manager. Leggi JDBC, due punti, MySQL. Io, driver manager, mi fermo qua. Devo semplicemente trovare una classe driver che dichiari io so parlare MySQL. Una volta che l'ho trovata, gli passo il resto della stringa, veditela tu. Se ci fosse scritto JDBC, due punti, OC9, che è la sigla per Oracle, database versione 9, lui cercherebbe un driver che dice qual è tra voi driver che implementate l'interfaccia di JDBC driver, chi di voi è in grado di parlare questo? Un driver si fa avanti e gli passa il resto della stringa che sarà scritto con una sintassi diversa da questa. Noi con MySQL la sintassi è molto semplice: JDBC due punti MySQL due punti barra barra nome dell'host del computer su cui gira il server, localhost sarà per noi se gira sulla stessa macchina, eventualmente la porta se l'abbiamo cambiata. Poi c'è un elenco di host possibili, perché io posso dire, se avessi un database replicato che gira su più server, gli posso dire se non riesce a collegarti al primo provo col secondo e così via, ma non è il nostro caso. Slash, nome del database. Questo nome del database corrisponde all'istruzione use SQL. Use, nome di un database, vuol dire che da quel momento in avanti tutte le query sono relative a quel database. E poi una serie di coppie, nome, valore, attraverso cui possiamo specificare delle altre proprietà, altre informazioni, tra le quali due sicuramente sono user uguale e password uguale.
Quindi il primo passo da fare è quello, crearci una stringa che descriva come fare a collegarci al database. Vabbè, creare una stringa lo so fare. Significa JDBC URL, chiamiamo. JDBC, due punti, MySQL, due punti, barra barra, e questo sarà sempre uguale. Nome della macchina su cui gira il server, in questo caso è questo stesso computer, nome del database, tra i vari database che sono definiti, a cui mi voglio collegare, in questo caso si chiamava dizionario il nome del database, non della tabella, del database, qua. Poi come minimo metterò user uguale root e, perché per ora non ho ancora creato altri utenti, non abbiamo ancora imparato come farlo, e password all'utente root, per massima sicurezza ho messo una password che è root. Qui la scrivo in chiaro così la vedete tutti. E questa, salvo errori, è una stringa che definisce completamente qual è la modalità di accesso al database. Adesso, questa è una stringa, poverina, da sola non fa nulla, ma è ciò di cui il driver manager avrà bisogno per darmi la connessione. Quindi siamo al punto 3, finalmente facciamo la connessione. Fare la connessione significa chiamare il metodo statico getConnection della classe driver manager. Non istanzio mai un oggetto driver manager, non farò mai new driver manager, ma farò driver manager.getConnection. Gli passo come parametro quella URL e se tutto va bene lui mi restituisce un oggetto di tipo connection. Oh, driver manager, connection sono tutti oggetti che vivono dove? Dentro java.sql oppure javax.sql. Ok? Quindi è una riga sola, dobbiamo scrivere. E quindi scriveremo che connection, dunque la prendiamo da java.sql, con uguale driver manager.getConnection JDBC URL. Cos'è che non ti piace? JD. Ah sì, RL. Minuscole. Ok? Quindi stiamo dicendo al driver manager, caro driver manager, dammi una nuova connessione verso quel database lì. Ovviamente, come sempre, quando si fa qualcosa in rete, i guai sono dietro l'angolo. E quindi qui mi dice, guarda che questo signore qua, questo getConnection, mi può generare un'eccezione di tipo java.sql.sqlexception. Perché non trova il driver JDBC, perché trova il driver ma non riesce a trovare il server, non riesce a collegarsi, perché trova il server e la password è sbagliata. A piacere. Quindi ovviamente aggiungiamo un try catch che mi permette di gestire le eccezioni di questo genere, poi magari cerchiamo di anche gestirle in modo migliore. Ma supponiamo che vada bene. Questo oggetto connessione è il tubo attraverso cui infileremo tutte le query che vogliamo fare e attraverso il quale ci ritorneranno indietro i risultati delle query. Abbiamo aperto un canale di comunicazione. E abbiamo fatto il passo 3. Passo 4. A questo punto noi vogliamo vedere quelle maledette parole, quelle maledette 17 parole. Allora, dentro il tubo, dentro la connessione, non infiliamo direttamente delle stringhe SQL. Dobbiamo in qualche modo strutturare le cose. Attraverso inviare e ricevere oggetti.
Allora, noi invieremo oggetti di tipo statement, statement istruzione, SQL, sottinteso, e riceveremo oggetti di tipo result set. Allora, un oggetto statement lo creiamo così. L'oggetto statement è la navicella da infilare dentro il tubo. All'interno della navicella, all'interno dello statement, scriveremo la query che vogliamo eseguire. Quindi ho creato una connessione, creo uno statement, dentro lo statement ci metto la query e la mando al server. La mando è già il passo successivo. La prima cosa, creo un oggetto statement e poi posso chiamare su questo oggetto statement un metodo che si chiama execute query, che riceve come parametro una stringa. Questa stringa dovrà essere scritta in SQL, o meglio in un dialetto SQL comprensibile dal database a cui mi sto collegando. Quindi, statement, sempre java.sql, st uguale connection.createStatement, crea un nuovo statement. E poi la query che voglio eseguire qual è? Mettiamola in un'altra stringa qua, così le costanti le abbiamo tutte insieme. Select nome from parola small, abbiamo detto. Prima proviamola qua. Not a database selected, ok. Ok. Proviamo sempre prima in modo interattivo le query, in modo che poi quando funziona, abbiamo messo a posto la sintassi, facciamo semplicemente più copia e incolla dall'altra parte, per evitare di fare poi debug della sintassi MySQL attraverso le eccezioni che saltano fuori dal programma Java. Quindi questa è la query che vogliamo eseguire e quindi diremo al nostro statement execute, non execute, execute query, della query stessa. Non si chiama SQL, si chiama query. L'oggetto statement ha vari metodi, execute, vedete che ha dei metodi execute, ha dei metodi execute query ed execute update. Allora, execute query sono i metodi per fare una select, esegui un'interrogazione e mi restituisci dei risultati, io mi aspetto di avere una tabella indietro, una tabella con risultati. Execute update invece è un metodo per eseguire le query di aggiornamento, quindi insert, update e delete. Uso sempre il metodo executeUpdate. Vedete che come valore di ritorno questo ha un int, mentre invece l'executeQuery come valore di ritorno ha un result set. Cioè l'executeQuery restituisce un risultato, ho interrogato e mi dà i dati risultanti. executeUpdate come effetto ha quello di modificare la tabella, quindi indietro non ho nessun risultato. Un numero intero mi dirà quante righe sono state modificate nella tabella. E poi c'è un metodo generale, execute, in cui gli posso mandare qualunque cosa. Quindi per query che non sono né di interrogazione né di modifica, non useremo quasi mai. L'execute query mi restituisce un oggetto di tipo result set. Java SQL result set. L'oggetto result set, e qui siamo al passo successivo, è una finestra, un cursore sui risultati. Prima dicevo, mando una query e mi ritorna una tabella dentro un result set. In realtà non è proprio così,
Quando faccio un'interrogazione verso un database, potenzialmente il risultato di questa interrogazione è mostruosamente grande. Potenzialmente. Potrebbe essere 60.000 righe o 600.000 righe. Allora, magari non mi servono proprio tutte o tutte subito. Sarebbe poco efficiente far sì che il database mi restituisce tutto il paccone. Anzi, il database è ancora più furbo. Molto spesso lui imposta il calcolo del risultato, ma non lo calcola tutto fin quando non glielo chiedo. Quindi se gli chiedo le prime 10 righe, ce ne sono 600.000, lui non le calcola tutte 600.000 e poi mi dà le prime 10. Mi calcola le prime 10 e poi si tiene pronto per darmi le successive se mi servissero. No? Proprio per ragioni di efficienza. Non facciamo calcoli inutili. Allora, il result set non è il risultato, ma è una finestra sul risultato. È un cursore, immaginatevi il risultato sulla forma di tabella, e immaginatevi il result set come una finestrella alta una riga che potete spostare avanti e indietro su questa tabella. Quindi voi in ogni istante potete vedere solo una riga del risultato. La prima, la seconda, la terza, potete scegliere quale, ma una sola per volta. Quindi l'oggetto result set avrà due tipi di metodi. Dei metodi per spostare avanti e indietro questo cursore, questa finestra, dammi la prima riga, dammi la seconda, dammi la terza, dammi la quarta, oppure torno indietro, vai alla prima, vai all'ultima, dei metodi di movimento del cursore, e poi dei metodi, quando sono su una certa riga, per darmi i valori che stanno dentro le caselle di quella riga, la prima colonna, la seconda, la terza, la quarta. Quindi metodi di movimento, il più importante si chiama next, che va da una riga alla successiva, che tipicamente è l'unico che ci serve quando dobbiamo elaborare in modo sequenziale il risultato della query, e quando sono su una riga ho dei metodi get, getInt, getString, getDate, eccetera, che mi danno il valore intero, valore stringa, valore data, di quella colonna, della colonna che ci interessa. Vediamolo in pratica. Noi abbiamo questo result set che potenzialmente, se non ci sono stati errori, mi permette di accedere all'elenco delle parole. Ho un metodo next, che, come dice la definizione, sposto il cursore in avanti di una riga dalla sua posizione corrente. Quindi mi dà la riga successiva. Poi leggiamola fra le sibilline successiva. Un result set, il cursore del result set, scusate, è inizialmente posizionato prima della prima riga. Cioè, quando io ho appena fatto la query, il result set, la finestrella non è sulla prima riga, ma è su una riga non esistente prima della prima. Punto e virgola. Nella prima chiamata, la prima chiamata al metodo, next, rende la prima riga vera la riga corrente. Se io sono posizionato prima della prima riga, chiamo next, mi mette sulla prima riga. Quindi devo chiamare next almeno una volta, se voglio ottenere qualcosa. Inoltre il metodo ritorna un valore booleano, e quando una chiamata next ritorna falso, vuol dire che il cursore si è posizionato e è arrivato dopo l'ultima riga. Cioè non c'è più niente da leggere. Allora, quale mente malata può aver pensato di inizializzare un cursore non sulla prima cella, ma su una cella non esistente prima della prima? Il problema è che quando io faccio una query non c'è nessuna garanzia a priori che il risultato abbia almeno una riga. Potrebbe non avere nessuna. Select nome, where parola uguale fringuello, non l'ho messo nelle 17 parole, ritorna a 0 righe. Quindi se avessi scritto il cursore inizialmente posizionato sulla prima riga, avrei scritto una cosa impossibile da implementare. Allora, funziona così. Io normalmente uso un ciclo while di questo genere. Arrivo lì col cursore posizionato prima della prima riga. Chiamo il metodo next. Se tutto va bene, posiziono il cursore sulla prima riga. E mi restituisce true, perché la riga c'è. Allora, dentro quelle parentesi graffe posso elaborare, fare ciò che devo fare con la prima riga. Poi, seconda iterazione, richiamo il metodo next,
dalla prima riga mi porterà alla seconda, se c'è, e se c'è mi restituisce true, per cui entro nel ciclo e elaboro la seconda riga, e così via. A un certo punto ho elaborato la riga 10, non ci sarà la undicesima, chiamo di nuovo next, non viene un errore, mi porta sulla ultima riga, sulla riga dopo l'ultima, che non esiste, e restituisce falso. Falso fa sì che io non entri più nel ciclo e il programma vada avanti. Se per caso, caso particolare, non ci fossero risultati, la query fosse vuota, avesse zero righe, beh, quello lì non fa male a nessuno, perché arrivo lì, next è prima della prima riga, che non esiste, chiamo next e di botto passa dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima, perché non c'è nemmeno di righe vere. Restituisce falso subito la prima volta, non entro mai dentro perché non ci sono dati da gestire. Se mi interessa sapere quanti dati c'erano, se vogliamo li conto, ecco. Magari lo facciamo. Numero dati, così li contiamo. Quindi normalmente l'idioma che si usa, no? Lo schema di codice che si usa è sempre questo. Sì, dimmi. Dipende dal driver. Potenzialmente il next potrebbe, quando chiedo la prossima riga, parlare col database il quale restituisce una riga. Oppure, dipende dall'implementazione del driver JDBC, oppure il driver JDBC potrebbe chiedere già, dammi le, senti, le prime 100 righe, non stiamo lì tanto, e poi se me ne servono delle altre te le chiedo ancora. La comunicazione tra il driver e il server per noi è invisibile. Quindi ci, tra virgolette, fidiamo di quello che fa. Ci pensa lui. Non è un problema mio quello di dire, no, ma non faccio tre volte next perché magari vuol dire andare avanti e indietro tante volte sulla connessione di rete. No, questo... Normalmente arriva già il primo blocco, cosa sia un blocco non, non sono fatti nostri in certo senso. Ok, a questo punto conto le righe, ma vorrei anche stampare le parole. Come faccio a ottenere le parole? Uso sempre il metodo di DR del result set, in particolare il metodo di get. Allora, a me la parola è una stringa, quindi uso il metodo di get. Get ci sono vediamo così, vari metodi, get string, get decimal, get boolean, get date, get integer, eccetera eccetera, get time. Tutti questi metodi dicono restituisci il valore di una certa colonna, noi ne abbiamo una sola nella nostra query di colonna, ma potrebbero esserci tante normalmente, di una certa colonna, restituisci questo valore sotto forma di stringa, sotto forma di intero, sotto forma di data, cioè convertili in un oggetto Java di quel tipo lì. Ovviamente get string lo posso fare sempre, perché posso sempre leggere una colonna come stringa. Get int lo potrò fare solamente se quella colonna contiene un numero intero, altrimenti avrò un errore di conversione di formato. E come faccio a dirgli, potenzialmente ho 6 colonne diverse, quale colonna mi interessa? O gli metto un numero, il numero di colonna, la colonna 1, 2, 3, 4, 5, oppure, meglio, metto il nome. Quindi la mia colonna in questo caso si chiamava nome. Potrei anche scrivere, potrei scrivere qua, tra virgolette, il nome della colonna che mi interessa, tra virgolette come stringa, oppure il numero di colonna che mi interessa, in questo caso 1. Sono contate a partire da 1 le colonne, stranamente. Io preferisco mettere il nome perché se poi modificassimo la query o cambia l'ordine delle colonne, non soffro, no? Non rischio che il programma smetta di funzionare. Quindi, questo qui siamo dentro il ciclo while, vuol dire per ogni riga vado ad interrogare il result set dicendomi dammi il valore della colonna che si chiama nome della riga corrente, correntemente selezionata, e restituiscimelo sotto forma di stringa. E così lo posso mettere dentro parola. E poi, finalmente, l'unica istruzione che ci serve, che ci rende felici,
stampiamo sulla console questa parola. Finito di elaborare i dati, vabbè, qui in questo caso posso anche stampare il numero di righe che ho appena stampato. E a questo punto abbiamo finito, potremmo vedere l'elenco delle cose. Rimane però ancora, prima di testare questo programma, da fare un po' di pulizia. Qui vi racconta gli altri metodi per lo spostamento del cursore e i vari modi, le varie regole di conversione dei dati, ma se ci serve ci entreremo più avanti. Adesso volevo arrivare a farle girare l'esempio. L'ultima parte è: chiudi la connessione, pulisci, l'ultimo chiude la porta, spenga le luci e tiri l'acqua. Cioè dobbiamo ricordarci come minimo di liberare, di chiudere il tubo, di rilasciare il tubo, la connessione. Perché le connessioni a un database sono una risorsa condivisa. Il database accetta, per come è configurato, un certo numero di connessioni contemporanee. Configurato a 20, a 50, a 100, a quello che volete. Ma se è configurato a 100 e la 101esima applicazione cerca di collegarsi e aprire una nuova connessione, il database dirà no, ho già raggiunto il numero massimo di connessioni. Se noi non chiudiamo la connessione, eseguiamo più volte il programma di fila, rimarranno n connessioni aperte, che a un certo punto, in idle, che non fanno nulla queste connessioni, perché ormai il programma magari è già finito, è già morto, ma la connessione rimane aperta. E quindi a un certo punto poi il database smetterà di accettare connessioni. Dovrò aspettare un quarto d'ora, 20 minuti, che la connessione TCP sottostante, a livello di rete, cada perché non è più attiva, no? E allora a quel punto il database potrà cominciare a funzionare. Noi non vogliamo essere in queste cose, puliamo bene prima di uscire e di fatto possiamo chiudere il result set, chiudere lo statement e infine, soprattutto, lo statement importante è l'ultimo, chiudere la connessione. Ovviamente se chiude la connessione tutte le risorse associate agli statement che sono stati generati da quella connessione e agli result set che sono stati ritornati da questi statement verranno anche loro liberate. Però io potrei sulla stessa connessione fare magari più query, più statement, quindi ho tante risorse diverse. Nel momento in cui faccio statement.close sto liberando la memoria della mia applicazione che è relativa al result set e sto dicendo al server dall'altra parte, guarda che il risultato di questa query non mi serve più. Quindi se tu, se mi hai dato 100 record, ma te ne hai calcolati 500.000, beh, quei 500.000 dimenticali pure, non mi interessa. Libera pure la memoria per altri. E connection.close, vabbè, chiude del tutto la connessione. Se facessimo più query nello stesso programma, magari manterremmo la connessione aperta per fare tante query diverse, quindi tanti statement diversi sulla stessa connessione. Ok, abbiamo fatto tante parole, vediamo se funziona. Mazza, ha funzionato. Al primo colpo, ma non... Questa è la console. Non siamo neanche riusciti a fare un po' di debug insieme. Questa è la console, all'interno della quale ha stampato... Vabbè, queste 17 parole che avevo nel database. Allora, ogni volta che nulla, non è molto spettacolare ovviamente, ogni volta che facciamo qualcosa passeremo sempre da questi 7 punti, sempre. Apro la connessione, come? Usando una URL JDBC. Creo uno statement, un oggetto di tipo statement, e eseguo una query
che ho specificato in SQL. Il risultato di questa query me lo vado a srotolare e su ogni riga faccio qualcosa. Poi, prima di uscire, ricordo di chiudere tutto. Quindi non è nulla di... è sempre lo stesso pattern, sempre lo stesso schema. Ok? Ciò che cambia, ovviamente, è questa riga, cioè che query devo fare, ogni volta dipende da che cosa voglio farci, e questa riga. Cioè, nella maggior parte dei casi non vorrò semplicemente stampare su console il risultato, ci vorrò fare qualche cosa. Minimo minimo, anziché stampare su console, lo metto magari in una lista. Faccio la query, leggo i dati, li metto in una lista, poi dopo ci penso dopo, chiudo la connessione, quella lista la userò nel programma per fare altre cose. Quindi poi lì dentro ci sta la logica del programma, di cui ci arriveremo. Lo scopo di oggi era però invece vedere i passi necessari a fare la query. Ecco, le prime volte non scoraggiatevi perché errori ne saltano fuori un po' dappertutto, perché manca il jar, perché manca il class path, perché c'è un qualche errorino nella sintassi della URL, perché la password del database non è settata giusta. Infatti mi sono stupito che fosse andato liscio al primo colpo, no? Qualcosina sbagli sempre. Gli ultimi due minuti vorrei ancora dedicarli prima di lasciarvi e rimandare a domani una piccola provocazione che vi faccio già adesso. Io qua ho un'altra tabella in questo database che è fatta uguale, ID parola e nome, con la piccola differenza che qui di parole ce ne sono 651.000. E vedete che anche solo un count gli ha dato un pochino da pensare, solo per fare il count lui ci ha messo 5 secondi. Allora, domani lavoreremo con questa tabella qua. Una tabella in cui ci sono 600.000 parole della lingua italiana. Quindi ci avviciniamo poi ai giochini di parole. Ma questo solo come pubblicità per domani. Ma di oggi, no, un attimo, di oggi voglio ancora farvi notare una cosa. In questa pagina non abbiamo mai usato new. È un metodo di programmazione un po' diverso. Abbiamo usato un metodo che si chiama pattern, parleremo più avanti dei pattern più utili, factory. Cioè abbiamo chiesto a un oggetto di crearcene un altro. Abbiamo chiesto al driver manager creami una connection. Poi chiedo alla connection di crearmi uno statement. Poi chiedo a uno statement di crearmi un result set. La new ci sarà, ma la faranno loro, la fanno loro lì dentro. Perché questo? Ma guardate statement, ad esempio, o connection. Statement è un'interfaccia, vedete la i blu. Connection è un'interfaccia. Result set è un'interfaccia. Allora, io non potrei mai fare una new di un'interfaccia. Mi serve una classe concreta che implementi quell'interfaccia. Qual è la classe concreta che implementa quell'interfaccia, ad esempio statement? Non lo voglio sapere. Sottovoce vi dico che sarà com.mysql.jdbc.statement. Ma io mai vorrei nel mio codice scrivere new com.mysql qualcosa, perché subito altrimenti butterei via la portabilità. Allora, il metodo factory, cioè chiedere a un oggetto di crearne un altro, permette di delegare la conoscenza dell'oggetto concreto alla factory, cioè all'oggetto costruttore. E permette di fare in modo che l'utente, in questo caso chiusa le API JDBC, non veda mai le classi concrete, ma sempre solo le interfacce con cui lavorare. E quindi è schermato rispetto ai dettagli implementativi, che vuol dire che quando cambia l'implementazione lui probabilmente non sarà toccato per nulla. No. Questo metodo lo useremo anche noi abbastanza.
nell'esercitazione che andiamo a fare di là, c'è il punto 3 che dice, guarda che c'è un programma che facciamolo a volte con un array list, a volte con una linked list. Allora, pensate un po' al copia e incolla che dovete fare se dovete fare lo stesso programma che lavora con due strutture dati diverse. A meno che non decidiate che il programma lavori con le interfacce, sempre, e ci sia un punto solo, un metodo factory, che crea l'oggetto. Non vi dico di più per non togliere il divertimento, chiaramente lo riprendiamo.